l'ultimo Pérez Reverte della saga del Capitano La Triste. Io sono un fanatico lettore di tutti i romanzi di Diego La Triste, lo spadaccino dei Tercios spagnoli del 600, e quindi insomma ogni volta che ne esce uno nuovo è una festa, anche se so, come dovrebbero sapere tutti i suoi lettori, che Diego La Triste è già morto, nel senso che morirà nella battaglia di Rocroi contro i francesi, e quindi la voce narrante, che è quella del suo figlioccio, insomma una sorta di complice scudiero più giovane, fin dall'inizio di questa saga ci ha detto che appunto lui è morto, e ora sappiamo che mancano solo due romanzi alla fine della saga. Ciò non toglie che anche questo mi ha fatto molto piacere leggerlo, ed è Il Ponte degli Assassini, ambientato in una Italia, anche non solo in Spagna, ma in una Italia, in un'Europa che sembra marcia corrotta quanto quella odierna. Pino Cacucci per Club Dante.